Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo alla presentazione ufficiale al lancio mondiale della nuova Fujifilm X-Pro 3. Nuova linea X-Pro appunto, quindi la famiglia a ottica intercambiabile con design compatto. Quindi a prima vista sembra una X100 a grandi linee, ma la differenza è che questa qui, la ottica, è intercambiabile, quindi possiamo tranquillamente smontare e cambiare la lente. X-Pro è un prodotto già conosciuto, l'X-Pro 2 era un'ottima macchina, questa qui è l'evoluzione. Dove va a migliorare? Prende il processore e il sensore della X-T3 che abbiamo già recensito in Marocco, quindi il 26 megapixel APS-C e il sensore di quarta generazione. Quindi a livello prestazionale e resa fotografica risulta uguale alla X-T3. Cosa va a cambiare? Il corpo è molto più piccolo, appunto, dell'X-T3, è più leggero. Tutto il corpo ottiene un rivestimento in titanio e non più in magnesio, quindi è molto più resistente ai graffi. Come prodotto, a sensazione, per noi che abbiamo provato diverse macchine, la vedo come una via di mezzo tra una Leica Q e una Leica M, se vogliamo stare in settore Leica. Quindi è quella via di mezzo, ha un'anima analogica ma anche un cuore digitale. Andiamo a vedere perché. Allora, proprio come la Leica M10D, perdiamo il display posteriore. Però non del tutto, ovvero questo qui è un display, diciamo, piccolino che ci ripropone alcuni settaggi, come ad esempio il talloncino della simulazione pellicola che stiamo utilizzando. Quindi cliccando, non è elettroilluminato, possiamo andare a cambiare la simulazione pellicola. È un valore molto carino, quindi qui è come se mettessimo il nostro talloncino della pellicola infilato dietro. Però se vogliamo usare un display, non vi preoccupate, c'è anche il display normale. Però nell'uso normale, appunto, è pensato per essere nascosto, per agevolare la street photography senza essere distratti dallo scatto. Proprio appunto per lo street, il mirino è di tipo a telemetro, quindi possiamo anche inquadrare così per avere la visione complessiva della scena che stiamo utilizzando. Vantaggio però di essere una macchina ibrida è avere due tipi di mirino. Abbiamo quello appunto analogico e quello digitale, semplicemente si attiva girando questa ghiera, in cui passo da un mirino EVF, che a differenza della X-Pro 2 diventa un mirino OLED e migliora il refresh passando a 100 fps con una tecnologia particolare che lo fa sembrare un 200, migliora la luminosità, migliora la nitidezza, migliora il contrasto. La macchina ha tutte le caratteristiche della X-T3, quindi 15 frame al secondo in otturatore meccanico e 30 in otturatore elettronico. Sempre video in 4K, che però si ferma a 30 fps a differenza della X-T3, ma la grossa novità è che Fuji ha fatto un lavoro sul firmware di questa macchina. Quindi, nonostante il processore è lo stesso di X-T3, questa macchina ha un EVF fino a meno 6 V con ottiche luminose, quindi ci permette scatti in condizioni di street anche in notturna, in condizioni impensabili per altre macchine, appunto grazie a un autofocus veramente veloce in condizioni di luce bassissima. Non è stato migliorato soltanto il mirino elettronico, ma anche quello ottico, ora ha una minor distanza dall'occhio per andare a fuoco, ha meno distorsione, l'angolo di campo è leggermente più ampio, quindi si riescono a usare lenti grandangolari con meno problemi. Abbiamo sempre il ritaglio della zona inquadrata in base a che lente montiamo. Inoltre, con un terzo scatto abbiamo anche un ritaglio digitale nel mirino elettronico per il focus peaking e per la simulazione pellicola. Quindi la cosa bella, lavorando ovviamente soltanto col mirino digitale, è poter vedere la simulazione pellicola riportata dal talloncino dietro direttamente nel mirino. Se il fatto di non poter vedere la foto scattata nel display subito facendo così vi preoccupa, non vi preoccupate perché cliccando play, essendo un display elettronico nel mirino, potete vedere la foto scattata direttamente da mirino e agire in tutti i menu tenendo l'occhio sulla macchina. Quindi stando così io riesco a cambiare tutti i settaggi della macchina senza mai staccarmi. È comunque una macchina che vende meno sicuramente di X-T3 perché è per una fotografia più pensata, più lenta, nonostante abbia tutte le caratteristiche della X-T3, è appunto una macchina per una fotografia pensata in stile Leica M, appunto, dove ci troviamo con la ghiera dei tempi manuali, gli ISO che si cambiano alzando la ghiera dei tempi ruotando, diaframmi sull'obiettivo, compensazione esposizione e così via. Abbiamo il joystick per la messa a fuoco, quindi diciamo appunto è una via di mezzo tra una macchina con un'ispirazione analogica e una con un'ispirazione digitale. Ci piace molto, nonostante la calotta in titanio sia più robusta, la macchina ha mantenuto lo stesso peso di 450 grammi che aveva in precedenza e grazie al nuovo processore che consuma meno batteria,
si riescono a ottenere circa 100 scatti in più che con la X Pro 2, che appunto essendo una macchina per un uso studiato è comunque, sono tanti scatti per il tipo di foto che porta a fare questa macchina. Grazie per averci seguito, un saluto dall'Italian Maker.